Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra prima lezione di Pilates. Oggi lavoreremo sul warm-up, ovvero una sorta di riscaldamento. Lavoreremo sul riscaldamento che si effettuerà in stazione, completamente in stazione eretta. La posizione di partenza è con le gambe unite, i piedi uniti e posizionati in V Pilates. Quindi i vostri talloni si toccano tra di loro mentre le punte sono aperte in avanti. Iniziamo a rilassare i morbi delle braccia, le spalle e vi chiedo di sistemare le vostre mani all'altezza del torace. Andiamo dapprima ad attivare la respirazione che, così come avviene nel Pilates, avviene nella zona toracica. Cerco per prima cosa l'allineamento della zona cervicale. Il mento è leggermente retratto, il collo ben allungato e immagino un filo che parte sopra la mia testa e mi tira verso l'alto, in modo che tutta la colonna vertebrale sia ben allungata. Andiamo a percepire la respirazione. Risucchio l'ombelico alla colonna vertebrale, immagino proprio che l'ombelico si ritragga indentro verso la colonna. Inspiro dal naso mentre la bocca rimane chiusa e l'aria entra fino al torace. Inizio a visualizzare il torace come se fosse una fisarmonica. Ogni volta che inspiro dal naso, fisarmonica, quindi il torace si apre. Espiro con la bocca semiaperta. La fisarmonica si chiude, le coste si avvicinano e si abbassano verso il basso. Ancora. Le mani ti aiutano a sentire il movimento della cassa toracica. Intanto trova i tuoi allineamenti, rilassa le spalle e non portare tensione nella zona cervicale quando respiri. Lascia morbide le braccia e le spalle. Ricordati delle spalle che sempre vogliono allontanarsi dalle orecchie. Mantieni la respirazione che hai ora attivato fino alla fine del riscaldamento. Con le spalle inizia a disegnare quattro grandi cerchi indietro. Inspirando quando le spalle salgono, espirando chiudi il cerchio indietro. Cambia ora il senso dei cerchi. Ricordati sempre di inspirare dal naso e di espirare con la bocca semiaperta. Ora inspira, solleva le spalle alle orecchie. Espira, scivola le spalle lontane dalle orecchie. Inspira e espira. Inspira e rilassa le spalle, attiva bene le braccia, le mani verso il basso e mentre spingi giù le spalle senti attivare anche le scapole. Immagina di voler infilare le tue scapole nelle tasche posteriori dei pantaloni. Lavoriamo sulla zona cervicale. Inspiro e mentre espiro scendo con la testa verso destra, nello stesso ispiro vado avanti. Inspiro, risalgo a sinistra e lascio cadere la testa dietro. La testa è pesante. Espira, scendi di nuovo. Guardati le punte dei piedi. Cambia il senso della circonduzione. Sempre espira, vai avanti, non muovere il busto. Inspira, la testa è pesante, cade dietro. Rimani al centro, con lo sguardo avanti, il mento è ancora leggermente retratto. Al prossimo soffio dell'aria ruota la testa verso destra. Lo sguardo orizzontale, inspira al centro e espira a sinistra. Esegui sempre lentamente gli esercizi, soprattutto per la zona cervicale. Resta al centro, inspira, incrocia le mani dietro la nuca, avvicina i gomiti alle orecchie e mentre soffi l'aria, spingi
Spingi giù la testa. Guardati le punte dei piedi e mentre le mani spingono giù la testa, immagina che la tua testa faccia resistenza e cerchi di salire verso l'alto. Non abbassare il busto, solo la testa verso il basso. Inspira, torna al centro. Soffia l'aria, stacca le mani e rimanendo giù con le braccia, sciogliti i polsi, stringendo i pugni da una parte e dall'altra. Rilassa le braccia e andiamo a riscaldare i nostri piedi. Al prossimo soffio dell'aria, stacca il tallone destro da terra. Inspira, riappoggialo ed espirando vai a sinistra. Coordina sempre il movimento con il respiro. Eseguine ancora uno a destra e uno a sinistra. Ora prova a salire con tutti e due i talloni. Immagina il filo che ti tira verso l'alto. Ancora, inspira, soffia l'aria, sali. Ci aggiungiamo anche le braccia. Soffio l'aria, salgo anche con le braccia. Torno, piano, controllo il movimento. Distendi bene le braccia, ma ricordati di voler sempre rilassare le spalle, lontane dalle orecchie. Ancora due. L'ultimo. E rimani. Congiungi le mani avanti al pube. La prossima volta che ispiri, apri le braccia a disegnare una diagonale. Cerca di non andare dietro verso il busto, questo non farlo. Inspira, ricongiungi avanti. Espira, apri dall'altra parte. Vedi che le tue braccia disegnano una diagonale perfetta, sono ben distese. In al centro. Es, apri. In. Es. In. Es. Riscaldiamo ancora le braccia, ben distese, inspirando sali su con le braccia, espirando compi una circonduzione indietro. Ancora due. L'ultimo. E rilassa. Lascia morbide le tue spalle e andiamo ora a incrociare le braccia nella posizione del cosacco. Quindi una sopra l'altro, posizione detta anche del genio. Da questa posizione apro bene le scapole, spingo fuori il petto, ma chiudo lo sterno. Inspiro quando sono al centro, espirando affondo lontano da me la gamba destra e scendo. Quando scendo fate attenzione a non chiudere le ginocchia in avanti. Inspirando riunisci i piedi in V Pilates. Espira, vai alla tua sinistra. Inspira al centro. Espira, vai ancora a destra. Inspira al centro. Espira a sinistra. Senti bene il peso posizionato al centro sotto i tuoi piedi. Non sbilanciarlo in avanti. Ancora a destra, centro, sinistra, destra, centro, inspiro, sinistra, scendo, centro e rimango a destra, scendo giù, bassa bassa con le gambe. E al prossimo soffio dell'aria, rimanendo con le mani nella posizione del genio, soffia l'aria, ruota il busto verso destra. Inspiro, centro. Espiro, vado sempre a destra. Immagino di poter ruotare solo dall'ombelico in su, la parte alta del busto, mentre dall'ombelico in giù sono immobile, non posso muovermi. Inspiro, torno al centro. Soffia l'aria. Vai a sinistra, di nuovo prendi aria, questa volta soffiando l'aria
ruota il busto a sinistra, sempre puoi ruotare dall'ombelico in su. Dall'ombelico in giù senti che sei ferma, immobile, non puoi muoverti. Rilassa le braccia e porta questa volta i piedi paralleli, aperti alla larghezza delle anche. Fai un profondo inspiro, sali su con tutte e due le braccia verso l'alto, spingi giù le spalle, espirando srotola la colonna vertebrale come se ti tuffassi in avanti. La tua schiena è rotonda, srotola lentamente una vertebra alla volta mentre soffi l'aria. Resta giù al centro, senti il peso al centro dei tuoi piedi. Quindi fai attenzione quando sei in questa posizione a non andare indietro con il peso. Questa è la giusta posizione. Rilassa la testa e le spalle, prendi aria, risucchia l'ombelico e la colonna vertebrale. Soffia l'aria, sali su partendo dalle vertebre lombari, una vertebra alla volta. E ripeti, inspira al centro, soffia l'aria, scendi tuffandoti in avanti nel roll down. Abbandona la testa e le spalle morbide, prendi aria, risucchia l'ombelico alla colonna vertebrale e sali su. Rilassa le spalle. Ora mantieni la tua curva lombare in posizione neutra, cioè la sua posizione naturale, senza andare in retroversione col bacino. I piedi sono ancora aperti alla lunghezza delle anche. Prendo aria, parto da giù. Ora quando soffio l'aria, scendo con le gambe, tengo forte l'addome e vado con le braccia a incorniciare la testa. Inspiro, torno. Fai attenzione a non mollare la zona lombare mentre scendi, tieni sempre l'addome forte e attivo. Tieni sempre il peso al centro dei piedi. Le ginocchia e i piedi restano paralleli, ognuno sente di scendere fin dove vuole e fin dove può. Eseguine ancora 4. 3. Espira quando scendi, inspira, torna. Quando sali con le braccia, fai attenzione che le spalle sempre restino lontane dalle orecchie, il mento leggermente ritratto, come se dovessi sorreggere una pallina da tennis sotto il mento e non dovessi farla scappare. E ritorna. Sciogliti le caviglie se ne hai bisogno. E per oggi il riscaldamento è finito. Faccio 3 respiri profondi. E grazie per questa prima lezione.